Con l'evento di oggi abbiamo potuto apprezzare la musica di Johann Sebastian Bach in diverse delle sue forme. E così in qualche modo ritroviamo una dimensione più antica dell'arpa nell'accompagnamento delle voci nei corali e allo stesso momento abbiamo anche una rivisitazione con un timbro moderno di alcuni dei capolavori di Bach destinati per tastiera e altri strumenti. Fragile. Abbiamo continuato la programmazione con il Teatro Comunale, una programmazione che per noi è l'inizio del festival quest'anno, quindi ieri la danza e oggi il trekking musicale nell'ambito di musica ad alta quota e dei percorsi musicali europei dedicati a Bach. Siamo a Magrignana di Montecreto, un borgo con pochissimi residenti che però amano questo borgo e sono contenti di rivitalizzarlo. Dunque noi abbiamo preso anche quest'anno a pretesto i percorsi musicali di Bach in Europa, nel nostro progetto europeo che coinvolge anche Lipsia e la città di Lione, per fare un percorso musicale con musiche di Bach in un sentiero molto bello che porta da Magrignana alla Marina di Magrignana, che è una frazione più in alto, oltre 1000 metri. Bach e la suite, è evidente che ci sia un rapporto con la danza, perché sono danze tra l'altro molto diverse tra loro, perché andiamo da una corrente, quindi che ha un animo diciamo più vivace, a una sarabanda che invece è estremamente più dolce, diciamo, più lenta anche. Quindi il rapporto era veramente stretto, senza contare che queste danze venivano effettivamente ballate, noi adesso le suoniamo, per noi una giga è una cosa che si suona. In realtà la giga è nata per essere ballata. Per quanto riguarda l'esperienza del suonare all'aperto, devo dire che per me è nuova e come primo impatto è strano, perché il suono ovviamente si propaga in maniera diversa, lo strumento reagisce in maniera diversa. Suonare con il rumore del fiume o degli uccellini in sottofondo, insomma, ti dà proprio una sensazione di vivere insieme all'ambiente, suonare insieme all'ambiente in cui sei. E le composizioni di Bach. Vi è un canto morbido, legato, quindi anche con una certa nobiltà e soprattutto di gusto. Questa chiesa molto antica, i ritratti, lignee, insomma, veramente mi hanno riportato quasi nei libri di storia, o meglio, dei romanzi cartonati poi da tipo Re Artù, quindi in quell'epoca lì. Thank you.
molto bello, ne siamo venuti a conoscenza tramite insomma sito internet online. È veramente un'esperienza degna di nota. Per me è stata una sorpresa perché non l'ho saputo quando sono arrivata qua cosa avremmo fatto, ed è stato molto bello. È un'esperienza buonissima perché fa tutta la natura dopo la musica eccellente, e sono direttamente arrivato di la Spagna per vedere questo, il mio cotigiano è buonissimo.